Tuesday Tapes. Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con The Tuesday Tapes, un programma settimanale che dura un'ora e si occupa di musica profondamente sbagliata. Diciamo subito che c'è una pagina Facebook nella quale potete metterci like e trovarci durante la settimana, si chiama come noi The Tuesday Tapes. Questo è un programma che per essere così bello ha molte persone che collaborano a farlo appunto così bello. E innanzitutto abbiamo Michele Cas che si occupa anche stanotte della parte tecnica, poi c'è Federico Ricciardi, assessore ai tag, questo ve la spiego un'altra volta poi. Ovviamente c'è Alessio Bertallò che ci ospita dentro casa sua, dentro la sua radio. Poi buon ultimo, ma come dire, cioè, potrebbe anche non esserci, anche Fabio De Luca che vi sta parlando in questo momento al microfono. Allora, questo è un programma che si pregia di sostenere il furto con destrezza nel momento in cui il furto con destrezza è fatto, diciamo, rubando ai DJ bravi per ridistribuire i pezzi belli al grande pubblico. Infatti stanotte apriamo con un pezzo che ho rubato letteralmente all'ultima puntata dello show di Andrew Weatherall su NTS, lo show che si chiama Music is not for everyone. Ed è un pezzo stranamente di un produttore italiano, si chiama Luca Venezia, un produttore italiano che però da molti anni abita tra Berlino e New York. Si fa chiamare Curses. A questo suono, come avete già sentito in sottofondo, molto oscuro, molto debitore agli anni 80. E da questo nuovo singolo che si chiama Another View, che è uscito in realtà sul finire dello scorso anno, ascoltiamo un pezzo che si chiama Together in the Dark. Tapes.
Dicevo che questo sarebbe stato un programma all'insegna, una puntata all'insegna del furto con destrezza. Anche questo pezzo, che in realtà ce l'avevo lì da parte da un po' di settimane, perché mi era tornato tra le mani ravanando nello scaffale dei dischi. Questo pezzo lo ha suonato settimana scorsa Johnny Sander, che è lo storico bassista di una band newyorkese chiamata Conk, una band che esisteva nei primi anni 80 a New York. Tra l'altro furono la prima backing band di Madonna, questa è una bizzarra cosa che non molti sanno. Johnny Sander l'ha suonato questo pezzo dentro l'ultima puntata di Beats in Space, il podcast, il programma radiofonico di Tim Sweeney da New York, per l'appunto. Ed è in realtà una cosa molto vecchia, un singolo uscito nella primavera del 2008, era il primo di tre singoli di questo progetto belga chiamato Zaza Laboum. E diciamo che Zaza Laboum furono uno dei progetti, delle band, per quanto band fosse un termine forse un po' troppo impegnativo per loro, alla base di quel movimento che fu chiamato all'epoca New Beat belga, il genere che mescolava acid house rallentata e il lato più marziale della new wave elettronica europea. Something Scary, quindi questo era il singolo di Zaza Laboum, questo è The Tuesday Tapes. La prossima cosa che ascoltiamo ci riporta in Italia, ci riporta specialmente a oggi, perché è un singolo appena uscito per l'etichetta Slow Motion Records. È il nuovo singolo di un produttore milanese che si chiama Claudio Brioschi, ma si fa chiamare Brioschi con la K. Tra l'altro lui è insieme a Christian Croce anche metà di un progetto che si chiama Boots and Tux. Ma in questo caso appunto lui ha pubblicato questo singolo firmandolo Brioschi, si intitola Onterotaulati EP, da cui sentiamo un pezzo che si chiama Hey Yo. Thank you.
You're listening to The Tuesday Tapes. Il primo giugno del 77 era il secondo album di questa band prog elettronica inglese chiamata The Alan Parsons Project, band che sarebbe diventata molto famosa, molto più famosa di allora qualche anno dopo, nei primi anni 80, con un pezzo e un album che si chiamavano Eye in the Sky. Rimane ancora tutt'oggi come uno dei grandi classici degli anni 80, però qua era ancora in una fase più pomposa, più prog, con un album concept sul tema della robotica e tra l'altro un disco che era nato per essere un tributo alla trilogia di Isaac Asimov, appunto quella chiamata I, Robot, ma poi per ragioni contrattuali non si poté, diciamo, fare un tributo ufficialmente riconosciuto, per ragioni appunto che i diritti della trilogia erano già stati venduti a una casa cinematografica che doveva fare un film con colonna sonora eccetera eccetera, per cui praticamente Alan Parsons Project tolsero la virgola tra I e Robot e tutto il resto rimase praticamente uguale, cambiarono alcuni frammenti del testo solamente per non rischiare appunto impatti. In questo caso era un edit fatto da Piluski qualche anno fa, ma il pezzo era I, Robot, appunto track dall'omonimo album di Alan Parsons Project. Pezzo anche in questo caso un po' rubato con destrezza, nel senso che lo conoscevo già naturalmente da molti anni, però l'ho risentito suonato la scorsa estate in un DJ set da Brioschi, che era il produttore che sentivamo prima, e secondo me il pezzo di Brioschi in qualche maniera, se non ispirato, se non una citazione esplicita, ha qualcosa che rimanda appunto ad I, Robot di Alan Parsons Project. Questo è Tuesday Tapes, un altro furto con destrezza, è il prossimo che ascoltiamo. Un
una cosa che ho rubato dalla wall di Facebook del mio amico Dariella, che è forse amico anche vostro perché è uno della band degli Amari, che sabato scorso si bullava di aver comprato una ristampa molto bella di un classico dimenticato del jazz funk fusion giapponese, un album del 79 chiamato Orient. Lo firmava un musicista chiamato Hiroshi Sato. Tra l'altro al basso c'è Haruomi Ozono della Yellow Magic Orchestra. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Kalimba Night. Ascoltando The Tuesday Tapes. Thank you.
si chiama Everything You Kill Is Beautiful, il nuovo album appena uscito, il secondo album di una band milanese chiamata We Man, band in cui alla voce c'è una voce nota della radio italiana, ovvero sia Carlo Pastore, che è il conduttore di un programma che si chiama Babylon. Una cosa interessante di questo album, che è un album rock mai prodotto da un musicista italiano di un'area apparentemente molto lontana, Jolly Mare infatti è il produttore del disco nuovo degli We Man. L'altra cosa interessante è il lavoro che fanno gli Women sulla memoria, in qualche maniera, nel senso, è un discorso che poi affrontiamo molto spesso che Tuesday Tapes, il modo in cui delle band giovani, e i Women hanno più o meno poco più di 30 anni, per cui sono sicuramente una generazione molto giovane di musicisti, lavorano sulla memoria storica della musica. In questo caso c'era sicuramente un riferimento, non so quanto volontario o involontario, a Jane's Addiction nella voce di Carla. In altri punti del disco ci sono delle cose addirittura quasi alla Madchester, le cose inglesi a cavallo tra anni 80 e 90, però tutto quanto riconfezionato e vissuto in un modo molto contemporaneo, che, se vogliamo, un po', volendo fare un discorso teorico anche un po' esagerato, è quello che il film di Guadagnino, Call Me By Your Name, fa con il vintage, cioè di prendere degli elementi storici dell'Italia in quel caso e di rimetterli in scena, però con una sensibilità legata anche molto al lavoro del giovane attore del film, molto contemporanei, che non lo fanno sembrare come del vecchiume, ma come un qualcosa che fa rivivere il vintage, per così dire. Questo è Tuesday Tapes, un programma nel quale si fanno discorsi spesso molto molto alti, ma poi si ascolta il garage rock alla fine, per cui questo rimette tutto quanto in pari. Questo è il primo album di una band di Baltimore, Maryland, che si chiama Ed Schrader Music Beat. Si chiama Riddles questo album, il pezzo che ascoltiamo si chiama Dunes. Still in this
You're listening to The Tuesday Tapes. Thank you.
chiamava I Care Because You Do, usciva nell'aprile del 1995, era il terzo album di quel titano, di quel colosso dell'elettronica moderna che è Aphex Twin, il suo terzo album, quello dove c'era il pezzo che si chiamava Ventolin, e soprattutto l'album, diciamo, dell'istintivo, se vogliamo chiamarlo, allontanamento di Aphex Twin dall'elettronica di matrice techno per approdare invece a una tipo di elettronica più, vogliamo, per certi versi colta, quasi alla Philip Glass, alla John Cage, tutto in maniera molto istintiva. C'era molto poco di razionale, sicuramente, di studiato nell'approccio alla musica di Aphex Twin in quegli anni. Rimaniamo in quel decennio, la musica che ascoltavamo negli anni 90, c'era una band, storica band, stoner, psichedelica, space, shoegaze, che arrivava da Filadelfia, si chiamavano Bardo Pond, sono tornati qualche settimana fa, i primi di febbraio, con il loro 12° album, si chiama Volume 8, un disco, mi sorprendo io per primo a dirlo, molto, ma veramente molto 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 bello. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Could, loro sono Bardo Pond. Tuesday Tapes.
kai kai e mai da un lodo kai 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 a se suo lodo. Un album nato viaggiando tra Cuba, la Turchia, il Marocco e l'India, si chiama Superliminal, il primo album di questa band londinese, di ispirazione molto afro-caraibica, band guidata dal percussionista Magnus Mehta, un tizio che però si fa chiamare Magnus P.I., che fa molto ridere come il personaggio dei telefilm anni 80. La band si chiama Peña, il pezzo che abbiamo ascoltato invece si intitolava Ruthless Part 2. Ma torniamo invece, come dire, in Europa, facciamo a Londra, torniamo in Europa. Questa è una raccolta di vecchi classici dei rave europei, belgi in particolare, a cavallo tra anni 80 e primi 90, soprattutto primi 90. Una raccolta chiamata Maarten van der Vleuten per Presence Integrity. Maarten van der Vleuten era uno dei personaggi chiave della scena dei rave belgi di quel periodo. E appunto l'etichetta RNS, che è la storica etichetta elettronica belga che ha pubblicato delle cose indimenticabili in quegli anni e ancora esiste, ha messo insieme appunto una serie di produzioni, alcune inedite, altre invece uscite già all'epoca, anche molto famose, di Maarten van der Vleuten. Io ho scelto per voi questa, che era la più happy di tutte quante, è un pezzo molto classico proprio da rave di quella stagione, si chiama Summer Love. We'll be right back.
stai ascoltando The Tuesday Tapes. Hi, you night person, red band on the air. You are listening to Radio W Sex. I'm ready to enjoy your folk sex music, written by Vuk Kerrigik. And now, hit of the week. All fucking girls in Prevod, spesso seke jebene. Vash, this jockey, coi vassoi, seven pan, coi jebe, sucky dan. And now, big air for genius, Vuk Kerrigik. I'm gonna read you a few lyrics. Ci vidim, si se tvoje, dreše mi se, gaće moje. Kad ti vidim, si se tvoje, dreše mi se gaće moje. And now, hit of the week, sve su seke jebene. Si chiama Oliver Mandić, esagerando un po', è stato il Brian Ferry jugoslavo, oggi ha 64 anni, ma appunto a cavallo tra fine 70 e primi 80 fu una delle pop star più famose della Jugoslavia. Questo era un estratto dal suo secondo album, usciva nell'82, si intitolava Zbog Tebe Bi Tukao Kamen, titolo che significa spezzerei delle rocce per te. Invece il pezzo che abbiamo ascoltato si chiamava Sve su seke jebene, che potremmo tradurre in maniera diciamo un po' edulcorata come tutte le ragazze sono state concupite. Questo è The Tuesday Tapes, un programma di musica profondamente sbagliata. C'è una pagina Facebook che si chiama come noi The Tuesday Tape. E questo invece è un nuovo album di John Tejada, un personaggio bizzarro perché fu in pratica l'unico americano, in particolare californiano, a fare musica techno minimale quando la techno minimal era di gran moda una decina di anni fa. Dato lui incise anche nel 2008 un volume della raccolta del Fabrique di Londra, uno dei più interessanti insomma rispetto alla musica minimale, volumi del Fabrique. Questo però si chiama Dead Start Program, il suo tredicesimo album, il quarto per etichetta Compact di Colonia. Il pezzo che ascoltiamo onestamente diciamo che cita in maniera abbastanza scoperta non un pezzo in particolare ma un po' il mood in generale degli Orbital, della storica band inglese Orbital, e si chiama The Looping Generation, John Tejada.
Tuesday Tapes. Getting on fine, catch the next week, get the mood right, darken the way, coasting all day. Lui si chiama Amen Dunes, un cantautore di New York con già 4 album alle spalle e anche una storia abbastanza interessante contorta, nel senso che il suo primo disco fu registrato dentro una roulotte parcheggiata in Upstate New York, non per una questione di fare l'hipster, ma perché non c'era una lira un dollaro in tasca, porello. Il penultimo fu invece registrato insieme ai Godspeed You Black Emperor, per cui un qualcosa che aveva più a che fare con il rumore, e sta per uscire, uscirà il prossimo 30 marzo il quinto album di Amen Dunes, si chiamerà Freedom
Freedom, sarà prodotto tra l'altro da Chris Cody dei Beach Houses. Amandine Hunes ha già messo però due pezzi in libero ascolto, in libero download sulla sua pagina Bandcamp, tra cui anche questo pezzo, secondo me molto molto bello, che si chiama Mickey Dora, pezzo con cui abbiamo chiuso questa puntata di The Tuesday Tapes, programma che ritornerà qui su Casa Bertallò martedì prossimo alle 21, e troverete invece come ogni settimana alla mezzanotte meno 5 in podcast su Spreaker, su Apple Podcast e anche su Stitcher. Un grazie a tutti quanti voi che avete ascoltato, likeateci sulla nostra pagina Facebook che è The Tuesday Tapes. Ci salutiamo con una cantautrice, in questo caso che arriva da Portland, Oregon, lei si chiama Haley Hendrix, è il pezzo che ascoltiamo dal suo nuovo disco I Need to Start a Garden, si chiama The Bug Collector. On the Ganges. It's amazing.